Buonasera e benvenuti appassionati di uno scalate che non siete altri. Buonasera, buonasera, benvenuto. Buonasera, benvenuti, benvenuti, benvenuti. Salutiamo l'amico Pietro, ciao Pietro che sarà alla regia. Salutiamo l'amico Gianni Puntorieri che stasera prima ci dà un'occhiata ai tempi e poi va a correre anche lui. Ciao Gianni. Ciao, buonasera. Intanto eravamo partiti con Valentina Guglielmino che purtroppo al gemellaro, ragazzi, l'ha tirata. Non inizia assolutissimamente bene, purtroppo per lei, questa corsa dell'Etna. Ovviamente si rifarà in gara 2. Vi ricordo che ci sono tre gare per far registrare i due migliori riferimenti cronometrici che andranno ad allestire quella che sarà la classifica finale di questa corsa dell'Etna. Appuntamento molto molto importante per quanto riguarda il campionato italiano, il campionato del CVM organizzato dai ragazzi di Microfactor Live, perché è una tappa molto sentita, molto spettacolare, veramente veramente molto bella. Intanto stiamo aspettando che parta Francesco Critelli con la sua Fiat 126, è pronto, sentiamo il motore che sale dei giri, pronto a partire. Partito Francesco Critelli, dai pini si lancia anche lui verso quella che sarà la vetta di questo percorso. Purtroppo lagga parecchio, quindi vediamo di seguirlo comunque, dai. Vediamo, sembra essersi stabilizzato un attimo, vediamo. Intanto salutiamo tutti gli amici in chat, buonasera ragazzi, benvenuti, vi ricordo come sempre di lasciare un bel like su questa pagina e di cliccare sulla campanella, no, siamo su Facebook, quindi cliccate sulla spunta per... Siamo su YouTube, io pensavo che stessimo andando anche su Facebook, perdonami Pietro. Quindi cliccate sulla campanellina, arrivate a questo punto, vediamo come siamo messi. Eccola qua. Ci siete. Buonasera ragazzi. Intanto Francesco Critelli continua a laggare inesorabilmente. Dai, vediamo. Viene a passare un braccio. Vediamo come va. Allora, vi ricordo che questa sera intanto si chiude questa tappa con le ultime due batterie, quindi i bicilindriche gruppo N, gruppo A e Unitalia andranno a concludere quella che sarà questa tappa del CVM per l'appunto organizzata dai ragazzi di Microfactor Live. Io intanto, Pietro, sono già su Alessandro Colletti che non è ancora partito, ti avverto io quando sta per partire, puoi iniziare a passare su Alessandro perché è partito in questo momento. Perfetto, grazie. Alessandro Colletti su una Fiat 500 sembra non avere nessun tipo di problema di lag, quindi vediamo di seguirlo in quella che è il primo tratto di questo spettacolare percorso. Stiamo per, dopo aver passato le prime due curve che ci portano a questo tratto velocissimo, stiamo per arrivare al tratto di rettilineo del Biancaneve, che poi ci porterà, dopo questo brevissimo tratto nel quale si raggiunge la velocità massima a 154 km/h, ci porterà alla staccata del Gemellaro. Quinta marcia per Alessandro Colletti, Gemellaro, poi si dà la sesta e si arriva quasi a toccare la velocità massima, staccatona e si butta dentro la macchina nelle due sinistre, dopodiché punto molto 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 impegnativo per i piloti, dopodiché c'è il suo destra che con le bicilindriche si riesce a fare assolutamente in pieno, molto molto importante qui
riuscire ad acquisire molta velocità, perché da qui in poi si scollina ed è un tratto quasi in pianura, e si arriva alla staccatona del frantoio in questo momento. Alessandro Colletti affronta in quarta marcia il primo sinistra, poi c'è questo destro, ragazzi, che sembra non finire più, che chiude due volte, quindi un attimo da prendere con le pinze, perché dopo quel destra c'è un lunghissimo tratto di rettilineo nel quale si va a picchiare con il limitatore. In questo momento Alessandro prende il limitatore a 153-154 km/h, si stacca poi per questo destra, peccato, l'ha toccata, questo è il destra che ci portava all'ex arrivo quando la catenetta era nella versione corta, poi si arriva a quella che è la prima variante artificiale realizzata in quello che è il video di Salerno. Dopodiché si continua e si sale su, ragazzi, io direi di passare su Domenico Tropeano, perché è appena partito, anzi si sta portando a quella che è la staccata del gemellaro, vediamo come l'affronta lui, tira via un'altra marcia, quarta marcia per Domenico, quarta, quinta subito in uscita. Come potete vedere, il percorso dell'Etna offre varie interpretazioni per ogni pilota che ovviamente guida a suo modo. Intanto cucitissimo all'interno Domenico. Intanto scusa Enzo, taglia Francesco Bucrelli con 4,50, 2,47. Grazie Gianni, perfetto. Intanto Domenico sta per arrivare al frantoio, anche lui ha raggiunto quella che è la velocità di punta della sua bicilindrica. Sì, vediamo dove è arrivata. Aspetta Pietro, mi sa che è partito Cipolli, vediamo se lo becco. No, non è ancora partito. Sì, torniamo su Colletti, eccolo qua, che sta affrontando quello che è il tratto dei tornanti, tratto parecchio complicato, perché la linea da seguire è una, e se la sbagli non ne vieni più fuori. Questi tornanti sono tutti raccordati uno con l'altro, tranne un pezzo soltanto nel quale c'è un breve tratto di rettilineo. Bisogna fare molta attenzione. Vediamo. Intanto Alessandro sembra avere un cannello sulle scarpe. Sì, sta venendo su bene. Ovviamente arriva al traguardo, vediamo quale sarà il suo riscontro cronometrico. 4,45,555, niente male. Vediamo dove è arrivato Domenico, ha appena affrontato la seconda variante. È partito Tommaso Cipolli, Pietro, vediamo Tommaso Cipolli, sta arrivando al gemellaro anche lui, perfetto, eccolo qua, quarta marcia per lui, ottima. Enzo, abbiamo il tempo di Alessandro Colletti, 4,45,555, ha fatto perfetto, grande Alessandro. Vediamo, ovviamente vi ricordo che ci sono altre due manche di gara per questi piloti nel quale potranno ovviamente dare sfogo a quella che è la loro fantasia, perché ragazzi di fantasia all'Etna ce ne vuole parecchia. Il percorso offre diverse soluzioni di interpretazione, in quanto gli assetti delle vetture possono essere regolati in modo da rendere la macchina più o meno veloce nei vari tratti del percorso, che sono molto diversi l'uno dall'altro. Intanto Tommaso Cipolli sta venendo su bene, è appena uscito dal frantoio, affronta questo tratto molto veloce nel quale andrà a raggiungere
la velocità massima sulla sua Peugeot 106, se non mi ricordo male. Gianni, questi sono il 1.4 gruppo N, giusto? Sì, esattamente. 1.4 gruppo N, staccatona, va ad affrontare il destra, che una volta era l'ultima curva di questa colonna scalata, ma adesso non lo è più. Poi si arriverà a quella che sarà la prima variante. Vi ricordo varianti che nella giornata di ieri hanno creato non pochi problemi a tutti i piloti. Intanto partito anche secondo me. Andiamo su Stefano. Pietro Fabriano 4.46.048 altino per... sono vabbè, dai, magari sarà la prima salita, quindi stanno un attimo prendendo quelle che sono le misure. Intanto, ragazzi, Stefano Bianca, siamo passati dal gruppo N al gruppo A. Stefano non ha sicuramente bisogno delle mie lodi o di presentazioni, in quanto viaggia veramente veramente forte. Vediamo le traiettorie che riesce a fare, veramente pela quelli che sono i muri e i guardrail di questa catenetta, ma sta venendo su a palla. Intanto per il momento Gianluca Vizza mantiene la prima posizione assoluta del 700 mili. Quanto aveva fatto ieri Gianluca? Gianluca aveva registrato, se non ricordo male, 2 volte 39, o un 38, un 39, non ricordo, però sotto del 40 sicuramente. Sì, va bene, vedremo. Intanto Stefano Bianca sta affrontando il tratto, uno dei tratti più veloci di questo percorso. Sentiamo il motore del suo gruppo A come canta, 183 km orari di velocità di punta, veramente veramente spettacolare. Sì, sono commosso, anche perché Stefano mi sa che chiude questa prima batteria. No, c'è Scire, va bene. Che ancora è partito in questo istante. Ok, intanto seguiamo Tommaso fino all'arrivo. Ricordiamo che Valentina si è ritirata perché ha avuto un incidente. Sì, purtroppo sì. Si è girata e ha toccato al gemellaro. Peccato. Intanto arriva Tommaso, 4.43.834. Direi di passare su Scire, esatto, dietro. Perfetto, è arrivato al gemellaro, per l'appunto, esce intanto il gemellaro. Intanto Fabiano Capuzzo che ha fatto Gianluca ha fatto registrare un 4.38.739. Perfetto, grazie Francesco, per l'appunto siete sempre molto 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 preziosi con le vostre informazioni. Intanto ragazzi, sentite che spettacolo, abbiamo il tempo di Tommaso 4.43.834. Perfetto, grazie Gianni. Intanto al limite Salvatore Scirè con la sua Fiat 1 di classe 1.4 gruppo A, veramente una vettura molto 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 impegnativa. Qualche problemino di lag per lui, ma niente di insormontabile. Andiamo su Stefano Pietro, vediamo com'è la storia di Stefano. Eccolo qua. Tanto freni a dischi che diventano parecchio incandescenti per Stefano, ovviamente gomme che vanno in crisi, 4.18.0 per Stefano in gara 1. Ottimo, mi sa che è allineato con i tempi che faceva in prova Stefano. Sì. Passiamo su Scire, direi di seguirlo fino alla fine. Sì.
Peccato, peccato, ha fatto un piccolo errore nella seconda variante. Piccolo errore, non dovrebbe aver compromesso la sua gara, ha fatto qualche piccolo danno, niente di irreparabile, speriamo. Arriva alla terza e ultima cinghiana artificiale, Salvatore, che affronta con la sua Fiat 1 di classe 1004 del gruppo A. E sta per arrivare anche lui in quello che è il tratto finale di questo percorso pieno. Oh mamma mia, che jolly, che guida che c'è Salvo Scirè, sta andando su fortissimo. Sì sì sì, di traverso, di traverso. Ha scelto questa vettura, sono innamorato da subito appena ho visto la foto. Bello, bello, la 1 gruppo A, mi ricordo quando correvano davvero, belle macchine. Ancora qualcuno ce n'è. Sì, sì, soprattutto ne vede tante in Calabria. Sì, sì. Intanto sta per affrontare quello che è l'ultimo tratto del percorso, Salvo Scirè. Vediamo quale sarà il suo riferimento cronometrico, vi ricordo che c'è un 4-18 da battere di Stefano Bianca, non sarà semplicissimo. Ricordiamo che subito dopo queste tre match di gara ci sarà la salita dei gruppi superiori. Perfetto, arrivato Salvo Scirè, 4:28:08, ragazzi, dateci il tempo di sistemare due cose e ripartiamo immediatamente. Pregherei il nostro Pietro Vizzeri che è in regia di mandare il break e ci becchiamo tra un attimo. Siamo pronti per la seconda manche di Sidipacci da salita. La prima a partire sarà Valentina Guglielmino con la sua bicilindrica, che poco ha potuto in quella che è stata la prima manche di gara perché purtroppo ha fatto un errore al gemellaro. Pronta a partire, stacca la frizione in questo momento e si parte. Pietro, direi di gustarci questa salita dall'onboard di Valentina. Perfetto, vi faccio godere un attimo del sound di questa bicilindrica. A voi i commenti, ragazzi. Ci arriviamo alle due sinistre,
che spettacolo, vi faccio godere del sound di questa bicilindrica fino alla frontale, ragazzi. No, questa volta ce l'ha fatta, signorale. Sono da fuori alla... dal frantoio parecchio bene. Vediamo. Secondo me staccherà un crono non da poco. Vediamo. Intanto partito Francesco Critelli. Vediamo, sembra che non laghi tantissimo, vediamo di seguirlo in questa gara 2. Perfetto, eccolo qua, sempre, ho parlato troppo, inizia a laggare, non sta laggando. L'ha tirata Francesco Critelli, in curva 1. Torniamo su Valentina, Pietro. Esce in questo momento da quella che è la prima variante. Quindi il ritiro per Critelli. Ritiro per Critelli. Ha preso una bella botta. Sì, pensavo che laggasse, invece l'ha tirata, è uscito, gli è partita dietro in curva 1, molto probabilmente sarà stata per causa di gomme ancora non ovviamente in temperatura ottimale, purtroppo nella prima parte di tutti i percorsi può capitare, bisogna stare parecchio netto soprattutto con queste macchine. Oh, Valentina Guglielmino, ragazzi, spettacolo, ha affrontato il sinistra che porta all'ultima variante veramente molto forte, eh? Si sta prendendo la mano questa bicicletta. Sì, non si è allenata tantissimo, però diciamo la strada la conosce bene. Il manico c'è, vediamo. È gara di casa, eppure, quindi. Per cui, voglio dire. Complimenti a Valentina, sta affrontando quello che è il tratto dei tornanti in maniera veramente eccelsa. Intanto si prepara a partire Alessandro Colletti, partito in questo momento Colletti. Arriva al primo tornantone in quinta marcia, stacca, ne toglie una, 100 km orari in percorrenza, poi si lancia in quello che è un lungo curvone a sinistra che sembra non voler finire mai, ma che comunque cambia il suo raggio in uscita, infatti chiude un attimo, poi si arriva, si stacca e si arriva al destra che porta dopo il girone dell'aro, porta alle due sinistre. Vai di F6, yeah. C'è un problema con Colletti, ragazzi. È sprofondato. Molto probabilmente sarà caduto. Sì, sarà uscito. Okay. Sarà uscito dal server. Intanto è arrivata Valentina Guglielmino, 5.07.5. Attendiamo la partenza di Domenico Tropeano, vediamo quando parte. Intanto è arrivata Valentina Guglielmino, abbiamo detto poc'anzi, con un 5.07.5. Ragazzi, è dura sta corsa da Letta, è stata dura un po' per tutti. Ieri a me mi è andata discretamente, sono riuscito a portarla su comunque per tutte e due le gare. In gara 3 ho provato un attimo a forzare e l'ho tirata subito. Sta per partire Domenico. Abbiamo visto il video.
partita in questo momento Domenico Tropeano. Pietro, se vuoi, ok, siamo già in on board, quindi non aggiungo altro, ragazzi. Sto in religioso silenzio e ti faccio godere dello spettacolo di questa catenetra. Forte Domenico, già diciamo 5 minuti prima di partire per la gara aveva fatto un bel tempo, aveva un 39, mi sa. Tempo sì, parecchio vicino a quello fatto registrare da Gianluca Vizzeri, che in questo momento si trova in testa a quella che è la classifica provvisoria riguardante le bicilindriche. Stacca le ruote da terra Domenico Tropeano allo scollinamento prima di arrivare al frontoio. Quanta percorrenza in curva hanno queste bicilindriche? Sono fantastiche. Se non era che l'anno prossimo c'ho già una macchina in testa con la quale vorrei correre, ci avrei fatto un pensierino. Mi sono molto divertito nello special event che abbiamo fatto l'altra volta con le bicilindriche, che mi sa che Gianni che ce n'è da organizzare un altro. Lo faremo sicuramente. Sì, tanto sì, abbiamo dentro anche Tommaso, partito Tommaso? Sì. Andiamo su Tommaso. Vediamo che tempo. Io mi aggiorno sul tempo di Domenico non appena arriva. Perfetto, anche perché siamo parecchio curiosi. Intanto grafica spettacolare per Tommaso. Tommaso, ricordiamo che un grafico di professione, quindi voglio dire, se non ce l'ha lui la grafica pazzesca, un grafico di professione, oltretutto non voglio dire il migliore, perché giustamente ce ne sono di bravi, però abbastanza competenti, oltre ovviamente ad essere un grande appassionato. Sì. Vediamo, intanto lui sta venendo su, sta facendo la sua marcia, molto pulito, molto efficace, abbastanza veloce. Diciamo che in questo campionato comunque se ne sono avvicinati molti, Skinner è anche bravo, c'è Corrado Blasi pure che è abbastanza bravo. Ma Corrado sembra che ce le ha nel taschino le skin, eh? Basta che appena glielo dici lui ce l'ha subito pronto. Sì, sembra che già ce l'aveva da prima. Sì. Intanto ragazzi, voglio far notare la grafica spettacolare di questo percorso, che è curato nei minimi particolari dai ragazzi di Nova Factor Live. Sì, veramente veramente fatto bene. In particolare meno già vinto Angelo Caruana e Salvo Cantare. Sono loro i tre matti che ci perdono le ore di sonno per fare questi percorsi. Oh no, Tommaso, no, errore per Tommaso, purtroppo ha toccato all'interno nella sinistra che porta all'ultima variante artificiale. Peccato per lui, ha fatto un errore che quasi sicuramente gli ha compromesso quella che è la sua gara 2. Speriamo non abbia fatto danni, sembra di no. La sua macchina continua ad andare discretamente. Vicino Domenico,
4:42. Dura, non è facile. Per poter sobbalzare Gianluca dovrebbe sparare un 36-37. Sì. Non sarà semplice. Non è facile. Non sarà semplice. Comunque, ottima prestazione per lui. Intanto mi sa che è partito Salvatore Scirè, vediamo con un'occhiata io, vediamo se è partito o no. Eccolo qua, andiamocelo a seguire, Pietro, magari. Arriva la prima variante. Intanto di traverso, ragazzi, di traverso secondo me ci ha dato un attimo di... Mi freno a mano, Salvatore. Seconda variante per lui, nella quale ha toccato in gara 1. Stavolta passa indenne. Va bene, va bene, va bene. Vediamo quale sarà il suo tempo di riferimento. Intanto salutiamo tutti gli amici in chat, buonasera a tutti, benvenuti, ben trovati, vi ricordo di lasciare un bel like su questa live e condividerla sui vostri social. Intanto Salvatore Scirè, mamma mia, oh, peccato, 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 era passato bene. Gli era andata di lusso, però sfortunatamente l'ha toccata. Passiamo su Stefano Bianca. Sì, infatti questo stavo per dire che è partito anche Stefano. Intanto hai dei tempi, Gianni? Allora, abbiamo Valentino con 5:07, poi abbiamo Tommaso Cipolli con 4:45, Domenico Troviano con 4:40 per il momento. Perfetto, quindi è arrivato pure Tommaso, 4:45:09. Intanto seguiamo Stefano Bianca che prosegue per quella che è la sua gara 2. Vediamo quale sarà il suo tempo di riferimento in questa seconda botta. Ovviamente Stefano è l'uomo da battere in questa classe. Eh sì, Stefano sta andando fortissimo veramente, dappertutto. Va forte, è difficile stargli dietro anche quando apriamo i server per passarci un po' di tempo. Diciamo che è un degno avversario, dai. Sì, no, è un piacere battersi con lui. Qui la sera ci scanniamo come pazzi, quindi... Intanto taglia Salvatore Scirè con 4:48:61. Ha compromesso purtroppo gara 2 con quella toccata, gli era andata bene, però era un attimo al limite, la macchina ha perso aderenza nel posteriore, ha toccato sul muro con la posteriore destra e il danno è stato irreparabile. Intanto vedi gli oscurati di Stefano, non si vede nemmeno la strada quasi. Oh, contento lui, vuol dire che ci vede bene, no? Sì, ma saranno anche le impostazioni sicuramente di Pietro che ci dà un po' troppo a palla. Laggo un pochettino, mi sa Stefano. Allora, no, io lo sto vedendo bene. Io da me lo sto vedendo bene, tu molto probabilmente lo stai vedendo dalla live, quindi sì. Forse lo vedi un attimo la gara, perfetto, sì. Ok, vedo che c'ha altre 1, 2, 3 tornanti per Stefano e poi... Sta arrivando, intanto chiedo all'amico Pietro Izzeri, che in questo momento è alla regia, di prepararsi lo stacco tra una gara e l'altra, così... Siamo pronti, perfetto, sempre molto efficace l'amico Pietro. Intanto ultima curva per Stefano Bianca, vediamo il suo tempo. 4
4-18-0, 4-18-0, due tempi fotocopie. Secondo me Stefano può tranquillamente lasciare la macchina al Parco Chiuso e andarsene a fare un gelato, perché non avrebbe assolutamente senso per lui partire in gara 2 e cercare di abbassare questi due tempi. Ovviamente gli tocca, è legittimo. Va bene, dai ragazzi, ci vediamo tra 60 secondi per la decisiva gara 3. Dagli il via, Gianni. Siamo qui per la terza e decisiva manche di gara. Partita in questo momento Valentina Guglielmino, che deve arrivare necessariamente all'arrivo per avere un risultato utile per questa corsa dell'Etna. Quindi state in occhio. State in occhio, quindi si arriva a quello che è il lunghissimo sinistra che ci porta al Biancaneve. Pronta Valentino in questo momento per affrontare la staccata del Gemellaro, arriva in sesta marcia a 156 km/h, stacca, toglie due marce, mette la quarta, intanto ottima percorrenza per lei. Ricordiamo che subito dopo questa manche entreranno le gruppo A 1006 e le 1150. Quindi ci sarà da divertirsi. Ci sarà soprattutto una grande battaglia nel 1006 qua tra Antonello Bruno e Salvatore Di Benedetto e Gio Puntadori. Speriamo che sia abbastanza accesa questa battaglia. E credo di sì, perché tiravano a qualche secondo e mezzo, mi sembra. Chi Sì, vediamo. sbaglia paga, praticamente. Sta botta sì. Intanto Valentina Guglielmino esce dal lungo destra del frontoio, si avvia ad affrontare quello che è uno dei tratti più veloci di questa corsa dell'Etna. Spettacolare, vediamo come fa questo destra, molto impegnativo. Mamma mia, no! L'ha tirata, se è riuscita comunque a ripartire, speriamo non abbia riportato tanti danni, ragazzi, si era buttata dentro ad una velocità veramente alla grande, se usciva era un mezzo miracolo, gli è partita da dietro, purtroppo se l'ha forzata parecchio, intanto direi di passare su Francesco Gridelli, dietro dovrebbe essere partito, vediamo. Lagga parecchio, direi di ritornare su Valentina.
Ecco Valentina alla seconda variante. E deve aver avuto dei danni sulla sua macchina perché non sta andando fortissimo purtroppo. Ah, ho dimenticato, scusate, prima c'è anche Vincenzo Taibo stasera nel set qua. Dai, si sono sistemati tutti per stasera, eh? Sì, ero convinto che aveva già corso, invece no, stasera. Ieri mi hanno fatto correre a me, ovviamente volevano vedere il mio risultato. Ora stasera logicamente sanno cosa devono fare, i Certo. maledetti. Loro già vanno fortissimo per cacchi loro, quindi sarà uno spettacolo stasera, eh? Vediamo, vediamo cosa riescono a fare. Ovviamente dopo devi darci il gas pure tu, Gianni. Ma sarà difficile perché non ho provato quasi per niente. Però non cercherò di darmi. Vediamo. Ovviamente in questo momento in Unitalia mi pare che ci sia davanti Carmelo Gioquin. Sì, Carmelo ha già partecipato il primo turno e c'ha dei tempi abbastanza buoni, 4.04, 2.404, quindi. Ci sarà da dirgli. Ok, mettiamoci Colletti. No, sì, Alessandro Colletti. Eccolo qua, sta per arrivare al gemellare anche lui. Intanto Carmelo ci scrive in chat che aspettano il tuo tempone in E1, eh. Insomma, non è facile. Carmelo, con la scusa di aggiornamenti, di tracciati, eccetera, eccetera, nel frattempo prova. Vabbè, logicamente. E intanto però mi sembra che abbiamo al comando delle 1004N, se non erro, Corrado Blasi. Ovviamente ce lo dirà quella che sarà la classifica finale che stileranno i ragazzi di Nuovo Factor Live nei prossimi giorni. Intanto stiamo seguendo Alessandro Colletti impegnato al frantoio. Veramente, veramente spettacolare questa corsa dell'Etna. Ovviamente al prossimo campionato ci aspettiamo un parco macchine molto, molto, molto più nutrito. Ci sono vari piloti che si stanno allenando in questo momento nell'altro server dedicato a tutti coloro che non hanno fatto in tempo ad iscriversi al CVM. Ci sono diversi piloti che stanno guidando parecchio forte. Ovviamente molti di loro parteciperanno a quello che sarà il nuovo campionato organizzato dagli amici di Nuovo Factor Live, che vedrà la luce nel mese di settembre. Speriamo di avere molti molti iscritti. Vediamo. Intanto siamo su Alessandro Colletti che sta per affrontare quella che è la seconda variante di questa corsa dell'Etna. Vado a dare un'occhiata a Domenico Tropeano. Sì, che è già partito. Pietro, se vuoi possiamo andare su Domenico. Sta affrontando le due sinistre in questo momento. Sì, intanto ne approfittiamo, se si vogliono iscrivere qui in chat, di andare sulla pagina o sul canale Naxos e trovare il video, troveranno il link per iscriversi al campionato aperto. Ovviamente, intanto è arrivato Francesco Vitelli, su all'arrivo, ha fatto registrare un 4,57. Intanto Domenico parecchio efficace con la sua bicilindrica. Vediamo quale sarà il suo tempo di riferimento. Vi ricordiamo che per riuscire a battere
Gianluca Vizzari dovrebbe fare un 37, abbiamo detto, Gianni? Sì, esattamente. Vediamo, vediamo, vediamo. Ovviamente Domenico ci proverà, sta venendo su per la sua terza e ultima manche di gara in maniera eccelsa. Fino a questo punto affronta quello che è il destra dell'ex arrivo. Mamma mia come l'ha fatto forte! Secondo me Gianluca già sta saltellando sulla sedia. Vediamo, 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 vediamo. Intanto abbiamo Francesco Vitelli con 4,5700. Perfetto, perfetto. Domenico Tropeano, ricordiamo che chiude la classe riservata alle vetture a due cilindri. A seguire Tommaso Cipolli, Salvatore Scirè, per finire Stefano Bianca. Tanto scrivino spettacolare anche di Domenico, bellissimo, era tutta la tuta del pilota. Bella, 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 ma lui è un matto, se le crea lui, quindi... Sì, sì. Intanto si sta prendendo qualche rischio, Domenico, si sta prendendo qualche rischio, ovviamente in questa terza manche ci prova. Eh sì, certo, ormai il Bonacci ce li ha, anche se non sono... una un po' altina come tempo, però ci provo giustamente ad abbissare questo 37 per riuscire a strappare la leadership a Gianluca Vizzari. Ovviamente, ovviamente deve provarci. Mamma mia che traiettoria che ha fatto in questo sinistra. Mamma mia, sta dando tutto, sta intanto, dando tutto. Intanto partito anche Tommaso Cipolli, lo troviamo nel pettinino dopo il Gattavilla. Allora io direi di seguire Domenico sino all'arrivo, sì, sì, perché voglio vedere quale sarà il suo tempo, anche perché è già praticamente arrivato all'arrivo. Sì, ultimi due tornati ed è arrivo. Vediamo, vediamo, sono curioso di vedere quale sarà il suo tempo. Intanto Pietro preparati a passare su Tommaso non appena arriva Domenico. 438 e 725. Ah, per pochissimo ci vorrà qua la calcolatrice buona. Per poco, per poco, per poco, perché aspetta, aspetta un attimo. Intanto siamo su Tommaso. Dentro anche Salvatore Scirè. Allora Gianluca c'ha un 38,7 come secondo tempo, c'ha un 39,3. Non mi ricordo quanto ha fatto Domenico in gara 2. No, c'ha anche 4,40, quindi più alto, più alto. Bota, anche un 38, quindi. Quindi ha direi un 38,7 e un 39,3. Perfetto. Direi che la vince Gianluca stavolta. Eh sì, ce l'ha fatta, l'ho festeggiato. Intanto Tommaso Cipolli che viene su con la sua 106 di classe 1004 del gruppo A, bel traverso per lui. Bellissima la skin anche di Tommaso, eh? Bella, 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 bella. Intanto Stefano ci dice devo salire. No, Stefano, secondo me è inutile che vieni su perché perdiamo tempo, perdiamo tempo. Se decidi di non salire, scrivicelo qui in chat così non perdiamo altro tempo, dai. Partito sì. Salvatore Scirè, passiamo su Salvatore. Mi aggiorno sul tempo di Tommaso non appena taglio. E mi sa che Salvo Scirè l'ha già tirata. Macchina danneggiata per lui. Bianco.
Allora, seguiamo ormai Tommaso fino alla fine e poi passiamo. No, no, ma sta venendo su, salvo uscire, eh. Ah, ok. Sta venendo su, sta venendo su. Ha la macchina un po' danneggiata, ma sta venendo su. Ottimo, ottimo tempo per Tommaso. Vai al primo campionato anche lui, quindi c'è tanto da imparare. Eh sì, è le sue prime esperienze, Tommaso, quindi già, voglio dire, sta andando abbastanza bene. Esatto. Intanto vediamo la macchina di Salvatore uscire con senza ganci nel cofano. Speriamo non si apra il cofano con un vento, spacco il parapezzo. Sì. Mamma mia, ha fatto il danno. Ma Salvo c'ha sto modo, occhio che la tira un'altra volta, la perde dietro stavolta, la curva prima di gara 2. Evidentemente in questo tratto del percorso non è tanto a posto la sua macchina. Okay. Sì, gli devi passare su Stefano Bianca. Comunque mi sa che la migliore della scuderia Etnacosse, che sarebbero, è composta da Salvo Pantano, Salvo Scilè e Valentina Guglielmino, e meno già quinta, la migliore è stata Valentina. Sì. Ragazzi, se Stefano fa un altro 4,18 do di matto io. Se deve fare un 17 o un 19, se fa un altro 18 divento pazzo. Può darsi pure che spara un 17 o un 16. Speriamo. Dai, belli carichi che tra un attimo, ragazzi, iniziano i fuochi d'artificio, gruppo A e gruppo 1 Italia, ne vedremo sicuramente delle belle. Tanto Andrea Failla scrive: Stefano, prova a salire contro il vuoto. Se lo leggevamo prima gliela staccavamo una. Vediamo cosa sta combinando Stefano. Sta venendo su abbastanza forte, sì, no, non c'è niente da fare, ragazzi. Usa tutta la strada, guardate qua, usa tutta la strada, curva per curva, anche di più, e comunque non sbaglia. E il trucco è quello, ragazzi, non sbagliare. E certo, traiettorie perfette per Stefano. Anche se io credo che non completerò nemmeno una mancia, ragazzi. Tu? Sicuramente. Dai. Intanto Gianni che Stefano sta per arrivare, vi prego di essere quanto più celeri possibile nell'allinearvi, quindi tu sarai dentro il server, pigliali a calci in modo che partiremo subito, che si sistemano quanto prima. Dai, intanto sta per arrivare Stefano, vediamo quale sarà il suo tempo in questa gara 3. Intanto io vi saluto e ci risentiamo più tardi, dai. A dopo Gianni, divertiti. Grazie. 17-2 per Stefano, ragazzi, tira giù un altro secondo scarso, grande Stefano. Non era necessaria questa cosa, ma lui l'ha fatta comunque, quindi va bene uguale. Va bene, Pietro, direi di lanciare quello che è lo stacco per questa storia, finisce qua, ci vediamo tra poco, ragazzi.
Bentornati, bentornati amici appassionati, appena partita questa terza e ultima batteria per questa corsa dell'Etna, appena partito Mattia Fontana. No, Vincenzo Territo, Enzo. Vincenzo Territo, Vincenzo Territo, grazie mille, intanto diamo il benvenuto a Carmelo Gioquinta. Buonasera a tutti. Che ci è venuto a fare compagnia in cabina di regia questa sera insieme a noi in veste di direttore di gara di questa manifestazione. Siamo su Vincenzo, perdonami. Siamo, oh mamma mia che traverso ragazzi, che traverso allucinante. Vincenzo è un gran pilota. Al Gemellaro, sì, l'ha fatta di traverso, grande, grande, grande veramente. Peugeot 205 di classe 1004 gruppo A, vettura spettacolare. Sì, infatti Vincenzo, se non sbaglio, un paio di anni fa è stato anche da apripista alla Trento Bondone. Mamma mia, bravo veramente, la sta portando su bene, vediamo se riuscirà ad impensierire quelli che sono i tempi fatti registrare da Stefano Bianca. Vediamo. Intanto grande sottosterzo per lui all'uscita del frantoio, purtroppo grande sottosterzo. Sì, va abbastanza bene Vincenzo, le curve le fa abbastanza forte. Vediamo. Intanto arriva alla prima variante, Vincenzo Territo stacca veramente dentro, comunque riesce ad affrontarla in maniera eccelsa. Vediamo come va. Intanto vado a dare un'occhiata se è partito Mattia Fontana. Sì, è partito in questo momento Mattia Fontana, se vogliamo possiamo passare su di lui. Ce l'abbiamo qua, sta affrontando quella che è il tratto iniziale di questa corsa dell'Etna, arriva al Biancaneve. Sta arrivando alla curva maledetta, Enzo. La mia curva, dove ieri ci ho lasciato una macchina. Il gemellare ragazzi non fa tantissime vittime, ma quando le fa ragazzi i botti sono terribili. Io mi ricordo in anni passati gli incidenti che ci sono stati al Gemellaro si possono contare sulle dita di una mano, ma si tratta di incidenti particolarmente cruenti. Occio intanto che l'ha tirata Mattia Fontana, toccato col posteriore, non credo abbia fatto tanti danni. Infatti riesce a continuare quella che è la sua prestazione. Vediamo come va. In questo momento è all'uscita del frantoio, traiettoria perfetta per lui. Sì, forse alla macchina avrà rotto a malapena qualche gancetto dei paraurti, quindi niente di particolare. Ovviamente. Vediamo come affronta quella che una volta era l'ultima curva del percorso. Intanto Enzo è partito anche Giuseppe Lupo. Ah, l'ha fatta troppo forte. Va a dare un'altra botta al posteriore della sua Peugeot 106. Affronta in questo momento quella che è la prima variante. Direi, Pietro, di passare appena Mattia esce da questa variante, di andare a seguire Giuseppe Lupo. Ce l'abbiamo qua, sta arrivando al Gemellaro Giuseppe con la sua Peugeot 205 di gruppo A classe 1004. Esce dal Gemellaro direi abbastanza bene. Intanto è arrivato Vincenzo Territo, 4:27:1 per lui.
parecchio distante dal tempo fatto registrare da Stefano Bianca. Avrà avuto sicuramente qualche intoppo durante il tragitto. Sì, un vero peccato, perché nella parte iniziale è stato veramente parecchio aggressivo ed incisivo. Intanto vedo che Giuseppe Lupo ci sta dando veramente il gas, eh? Sembra uno di quei piloti che ha veramente studiato in questa corsa dell'Etna. Sì, sta andando abbastanza forte, forse vuole andare ad avvicinarsi ai tempi di Stefano. Vediamo, è stato un pilota abbastanza interessante anche nelle passate manifestazioni, è stato vicino in parecchie occasioni a Stefano, ovviamente ha pagato il prezzo di essere troppo al limite in certi frangenti, facendo magari qualche toccata di troppo. Ovviamente, ragazzi, a questi livelli può anche succedere. Intanto affronta quella che è la prima variante con una staccatona, andando ad impegnare tantissimo quello che è il freno motore della sua Peugeot 205. Intanto direi di passare su Salvatore Di Benedetto. Non ancora, Pietro. È fermo, è partito, non è... adesso è partito in questo momento Salvatore Di Benedetto, quindi quando vuoi, Pietro, possiamo passare su di lui. Partito primo dei tuoi diretti avversari, Enzo. Sì, siamo nella stessa classe. Lui ovviamente sta su un altro pianeta insieme ad Antonello Bruno. Sono i due capo classifica in questo momento. C'è in testa Antonello Bruno e in seconda posizione c'è Salvatore Di Benedetto. Sono due grandi piloti che hanno dei passi veramente veramente molto 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 veloci. Intanto, Enzo, è arrivato Mattia con un tempo di 4:26 e 134. Ottimo tempo per Mattia. Ovviamente attendiamo quelli che sono i tempi anche del... mamma mia, ragazzi, Salvatore ha fatto una magia alle due sinistre, ha fatto il pelo al guardrail. Sta venendo su veramente veramente molto molto forte. Arriva al frantoio, staccata dal frantoio, vediamo come l'affronta. È un attimo largo nell'ingresso, vediamo, tanto sottosterzo per lui. Vediamo. Ovviamente, ragazzi, a questi livelli non è assolutamente semplice. Intanto è partito anche Antonello, Enzo. Dai, ci abbiamo tutta la carne. L'ha tirata Salvo Di Benedetto nel destra. Che una volta era l'ultima curva, non credo che abbia fatto molti danni, è stata una toccata sull'anteriore. Vediamo, affronta in questo momento la prima variante, la tira un'altra volta all'uscita della prima variante. Vediamo. Sì, andiamo su Antonello, direi di passare su Antonello Bruno, sta uscendo in questo momento dal gemellaro, si lancia anche lui per affrontare quella che è una delle curve più difficili di questo percorso, le due sinistre, anche lui. Toccata, non è riuscito a fare la magia che ha fatto Salvatore Di Benedetto poco, anzi, ovviamente, ragazzi, a sti livelli sì, sono ben oltre quello che è il limite, stanno andando veramente forte. Staccata dal frantoio per Antonello, traiettoria perfetta, l'ingresso curva, non ha assolutamente sottosterzo in uscita, molta molta trazione per lui. Intanto, Enzo, ti do anche il tempo di Giuseppe Lupo, che ha fatto registrare 4:23.749. Giuseppe Lupo è uno di quelli che si avvicinano più di tutti, forse, a quelli che sono i tempi fatti registrare da Stefano. Sì, al momento sì.
E intanto altra toccata per Antonello Bruno, identica come quella di Salvo Di Benedetto, sì, uguale praticamente. E stanno provando a dare il massimo, se due. Passiamo su Gio Puntorieri, vediamo anche lui in gruppo A 1006. Vediamo dove è arrivato. E sta per arrivare nella staccata del frantoio, anche lui viene su molto bene. Neanche lui assolutamente problemi di sottosesso, traiettoria perfetta, guida. Sì, ti do intanto Enzo il tempo di Benedetto, 4.14 e 367. Perfetto. È un pochettino più alto rispetto al suo best lap fatto in prova, che era di 4.09. Purtroppo ha compromesso quella che la so. Oh, intanto boh, ragazzi, sta curva non lascia scampo. Il destra del vecchio arrivo, ragazzi, non lascia scampo. Gio Puntorieri stava venendo su molto bene, ma l'ha tirato. Vincenzo Taibbi, sì, problemi per lui nel strano, però nel primissimo tratto del percorso, lagga tanto. Vediamo Antonello Bruno come sta messo. Antonello Bruno nel tratto finale del percorso, vediamo. Mi sa che ha problemi anche lui. Vediamo. Deve aver fatto dei danni anche lui. Vediamo. Affronta. Sì, è un pochettino il volante un po' storto, quindi. Ragazzi, allucinante quella curva, eh. Il destra del vecchio arrivo, cioè hanno sbattuto conseguenzialmente le tre macchine di gruppo A 1006, evidentemente si fanno dei danni. Intanto Antonello Bruno, nonostante tutto, riesce a portare a casa un 4.12.1, tempo allucinante. Bravo Antonello, veramente. Tanto abbiamo pronto Onofrio sulla linea di partenza pure. Onofrio, ragazzi, ha 112 sì, di gruppo 1 dalle 1150. A seguire dovrebbe partire Gianni Puntorieri, se non sbaglio. Sì, infatti già è arrivato dietro Onofrio sulla linea di partenza. Ma Gianni ha cambiato la skin oppure non ho aggiornato? No, allora, per questa gara sta correndo con la skin di Agostino Fallara. Perfetto, allora non ho aggiornato io il sim sync. Intanto partito Onofrio. Che tempo devono fare questi due meno per passarti? Allora, dovrebbero fare almeno... Allora, aspetta, te lo dico subito perché io ho qua il foglio d'Excel aperto. Ottimo. Allora, devono fare un 4.04.7 in tutte e due le manche, nelle due migliori. 4 quanto? 4.04.7. E intanto Onofrio al gemellaro l'ha già tirato. Dovrebbe essere stata una toccatina senza grossi danni, perché l'ha appoggiata praticamente. L'appoggio un'altra volta nel guardrail senza fare danni. Onofrio sta facendo di tutto per guastarsi sta gara, vediamo. Sì, anche perché in prova Onofrio aveva un buon tempo, aveva un 4.02, quindi... Non ha compromesso quelli che sono i suoi tempi, però ci sta provando, vediamo. Ottima la percorrenza in curva per Onofrio. Assetto particolarmente riuscito, infatti riesce a fare praticamente quello che vuole questa macchina, ragazzi. Guardate che velocità di percorrenza che c'ha. Mamma mia, è uscito fortissimo.
Si è salvato, sta per arrivare alla prima variante. Intanto Enzo è partito anche Gianni in questo momento. Perfetto, direi di passare su Gianni, Pietro. Magari andremo a seguire Onofrio in quella che sarà la parte finale del percorso. Mamma mia, Gianni ragazzi, unico in E1 col 127. Fa paura sta macchina. Dove ha staccato Gianni al Gemellaro? Problema per lui, ha avuto, per non toccare all'interno, ha dovuto allargare un attimo, ha perso qualche decimo forse. No, Gianni vedo sta andando su fortissimo. Sì. Sta per arrivare, ragazzi, che salto. Sta per arrivare al frantoio di traverso, ragazzi, staccata. Intanto se ci spostiamo anche un altro po' su Onofrio, dovrebbe essere sulle ultime battute. Esatto, andiamo a seguire Onofrio. Eccolo qua. Vediamo. Largo. No, questa devo dire è una curva un pochettino pericolosa. Sì, perché, sì, perché chiude tutta botta. Sì. Chiude un attimo. Intanto mi sa che è penultimo tornante per Onofrio. Ma l'ha tirata un'altra volta. È stato fortunato comunque, perché ha toccato e comunque sta riuscendo a continuare la sua salita. Ultimo sinistra per Onofrio, vediamo qual è. La tocca un'altra volta, 404 e 487 per Onofrio. Passiamo immediatamente su Gianni Puntorieri, che sta per arrivare nella seconda chicane. L'ha tirata Gianni. L'ha tirata, comunque continua. Viene su, continua a venire su. E Gianni, a furia di organizzare il tutto, ovviamente non si è potuto allenare tantissimo, purtroppo. Vediamo la sua macchina parecchio segnata. Non dovrebbe aver fatto molti danni, Gianni. Continua a venirci senza troppi problemi. Vediamo quale sarà il suo. Oh, al limite qui, sfiora il muro. Che spettacolo, ragazzi, sta 627, altra botta per Gianni. Va ad affrontare l'ultimo tornante, un po' troppo stretto, tende solo l'ultimo sinistra, eccolo qua, vediamo quale sarà il suo tempo. Alto 4:16:231. Ha compromesso purtroppo la sua gara alla seconda variante, vediamo di ripartire quanto prima per gara 2. Io proporrei all'amico Pietro di lasciare l'intermezzo, così diamo un attimo di tempo ai ragazzi per organizzarci. Ci becchiamo dopo, ragazzi. We'll be right back.
Bentornati amici appassionati, è appena partito Vincenzo Del Rito per questa seconda gara dell'ultimo turno riservata alle vetture gruppo A 1400, 1600 e Unitalia 1150. Siamo alla corsa dell'Etna, vediamo quali saranno i tempi che faranno registrare sti matti. Abbiamo visto una gara 1 parecchio funestata da toccate e strusciate che hanno un attimo compromesso qualche prestazione, nulla di particolarmente rilevante. Comunque tutto questo sta a significare che i piloti ci stanno dando veramente il gas, sono molto al limite. Quando siamo con Vincenzo Del Rito, che c'è 205-1004 gruppo A, che sta per affrontare il tratto del frantoio. Staccato per Vincenzo, vediamo se avrà lo stesso sottosterzo di gara 1 assoluta, un po' in uscita, infatti tocca leggerissimamente il muretto in uscita. Evidentemente il setup della sua vettura non è al top in quelli che sono i tratti lenti del percorso. Ricordiamo intanto che qui la cosa fondamentale è di non strapazzare tanto le gomme, perché nell'ultimo tratto del percorso, che è ricchissimo di tornanti, le temperature soprattutto delle gomme davanti si alzano in una maniera assurda, quindi la cosa importante è non strezzare tantissimo quelle che sono le coperture anteriori di queste vetture. Intanto vado a dare un'occhiata se è partito Mattia Fontana. Si è partito Pietro, ci possiamo spostare su di lui. Peugeot 106 1004 gruppo A, come la 205 di Vincenzo Del Rito, sono nella stessa classe. Tia Fontana, se non mi ricordo male, in gara 1 ha fatto registrare un tempo un attimo più basso. Ovviamente il tempo di riferimento di Stefano Bianca, che è un 4.17, rimane comunque battuto. L'unico pilota ad essersi avvicinato è stato Giuseppe Lupo. Intanto uscita del gemellaro per Mattia Fontana, sta guidando abbastanza bene, arriva alle due sinistre. In sicurezza, abbastanza allegro Mattia Fontana, sta venendo su discretamente bene. Vediamo quale sarà il suo riferimento in questa gara 2. Sì, dovrebbe essere nell'ultimo tratto del percorso, eccolo qua. È un attimo in difficoltà su questi tornantoni. Intanto è partito anche Giuseppe Lupo. Ok, guarda quanto sottosterzo. Poi seguiamo Vincenzo fino all'arrivo. Sì, sta per sì arrivare, e poi ci spostiamo su Giuseppe. Eccolo qua. Arrivato Vincenzo, 4.27.9. Passiamo su Giuseppe Lupo. Eccolo qua. Affronta il Biancaneve. Arriva in questo momento alla staccata del gemellaro, staccata profondissima per Giuseppe, traverso allucinante. È toccata ragazzi, gli si è intraversata la macchina, stava facendo la curva con un'ottima traiettoria, però purtroppo al gemellaro le gomme
sull'asse posteriore non sono ancora nella temperatura ottimale, quindi era parecchio cucito al guardrail. Appena la macchina ha fatto il movimento partendo nel posteriore, ovviamente l'anteriore è chiuso e ha toccato il guardrail nel tratto interno della curva. Ovviamente manche compromessa per lui, perché si è fermato e ha dovuto ripartire da fermo. Peccato, peccato per Giuseppe, che era l'unico che sembrava potesse impensierire quelli che sono stati i riferimenti cronometrici di Stefano Bianchi. Sì, 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 la botta è stata parecchio brutta. Sta comunque cercando di portarla su. Comunque ci provo, ci provo, ci provo. Ovviamente, ragazzi, servono, ricordiamo a tutti, due riferimenti cronometrici utili per portare a casa il risultato. Intanto partito Vincenzo Taibbi. Pietro, se ci vogliamo spostare su di lui, lagga, lagga parecchio, lagga parecchio, lagga parecchio. Direi di rimanere su Giuseppe Lovo. Intanto sì, sono su Mattia Fontana. Io vediamo un attimo quale sarà il suo tempo. Toccatina, toccatina per Mattia. Ultimo tornante per lui. Quattro ventiquattro e cinque, direi. È andato meglio di prima. Giuseppe Lupo ritirato, peccato, peccato, peccato. E allora, mi sa che si è fermato anche, no, Vincenzo Taibbi, vediamo. Vincenzo Taibbi... sta venendo su, sì, sta venendo su comunque Vincenzo Taibbi. No, non mi sta laggando a me Vincenzo in questo momento, Ha la macchina danneggiata, ma non mi sta laggando. Molto sottosterzo per lui all'uscita del frantoio. Tratto velocissimo che ci porta al fatidico destra che ha mietuto parecchie vittime in gara 1. Staccata profonda per Vincenzo, e anche lui conferma che questa è una delle curve più difficili di questo percorso, ragazzi. Sinceramente, Enzo, all'inizio pensavamo di più che mettevano più vittime alle gomme che sono nel primo tratto iniziale, invece ci siamo sbagliati. Ma sai, meno le gomme, quando le pigli una volta è come le, uguale alle bacchettate che ti dava la maestra sui polpastrelli quando eri piccolo a scuola. Quelli li pigli una volta, poi non li pigli più. Sì, infatti. Quindi vabbè, dai, Vincenzo. Oh, l'ha tirato un'altra volta. L'ha tirato un'altra volta Vincenzo. Direi di passare su Salvatore Di Benedetto, che è partito in questo momento, sta affrontando il tratto che ci porta al Biancaneve per poi arrivare alla staccata del Gemellara. Anche lui molto 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 efficace con la sua Peugeot 106 di classe 1006 gruppo A, affronta il Gemellaro direi in maniera eccelsa, abbastanza aggressivo, ha staccato parecchio profondo, arriva alle due sinistre, vediamo se gli riesce il trick della mancia passata. Ottima la girata, bene. L'ha girata bene, linea perfetta anche in questo destra che ci porta al frantoio molto 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 importante. Infatti in questo tratto, facendo quel destra parecchio forte, in questo tratto si riescono a guadagnare addirittura anche 2-3 decimi. Staccata del frantoio effettuata in maniera ottimale, un attimo largo qui all'uscita. Non so se sia stato un errore o l'abbia, o è proprio la sua traiettoria, perché abbiamo visto che era largo al centro curva, ma comunque in uscita ha fatto una traiettoria molto molto buona. Sicuramente ha guadagnato in uscita in velocità di punta in questo tratto. Arriva anche lui in questo destra e l'ha toccato. Mi sa che l'ha toccata, però l'ha toccata
non malissimo, nel senso che non dovrebbe aver fatto danni. Arriva alla prima variante. Arriva alla prima variante, l'affronta benissimo. Intanto saranno... è partito anche Antonello, Enzo. Perfetto. Passiamo su Antonello, ragazzi. Saranno scintille. Vi do il tempo di Taibbi, 421 e 820. Perfetto, comunque Vincenzo è arrivato su. Andiamo su Antonello Bruno. Antonello Bruno in questo momento sta affrontando le due sinistre. Arriva nel destra. La fa bene anche lui. Non velocissimo. In questo tratto, secondo me, Salvatore Di Benedetto l'ha fatto un attimo meglio. Vediamo come arriva al frantoio. Staccata in sesta al limitatore. Inserisce la terza. Un attimo. Vediamo. Allora, è una mia impressione, ovviamente, ragazzi, potrò sicuramente sbagliarmi, ma in questo tratto Salvatore Di Benedetto è stato un attimo più efficace, ovviamente. Sì. Mi darà torto ragione quello che sarà il cronometro, ragazzi. Il cronometro, non dimenticate mai una cosa, il cronometro, ragazzi, in fesserie non ne racconta. Nella curva del vecchio arrivo Antonello ha girato benissimo. Sì, è il primo che non è andato a toccare. Esatto. Staccatona alla prima variante per Antonello. Esce abbastanza bene, intanto dovrebbe essere già partito Gio Puntorieri, ci vado a dare un'occhiata. E si è già girato Gio Puntorieri, ragazzi. Ha fatto il danno Gio Puntorieri. Direi di rimanere di passare su Salvo Di Benedetto, che sta arrivando nel tratto finale del percorso. Poi passiamo su Antonello Bruno. Salvatore Di Benedetto, intanto macchina segnata. 4:12.7 per Salvatore Di Benedetto. Ottimo tempo. Vediamo cosa farà Antonello Bruno in questa gara 2. Viene su. Sta per entrare in quello che è il tratto finale dei tornanti di questa corsa dell'Etna. Vediamo com'è la storia. Gira bene il primo, raccorda bene il secondo. Molto efficace in questo tratto, che ci porta in questo brevissimo e lungo nel quale si punta la quarta marcia e poi si ritoglie in questa staccata. Stacca molto profondo. Intanto è partito anche Onofrio Enzo. Perfetto, direi di essere... Io purtroppo per deformazione professionale seguo un pochettino la sua salita. Vai tranquillo. Qua siamo a decimi, vediamo. È al penultimo tornante. Antonello, vediamo come va. Anche perché stanno parecchi attaccati, eh. Ultimo tornante per lui. Arriva Antonello dagli altri quarti in questo momento. 4:12.6. Passiamo su Onofrio Salerno. Mamma mia, come sta venendo su Onofrio. Sta andando veramente forte. Allora, che tempo doveva fare per passarti? Allora, con 4:05 netto è davanti di 4 decimi. Ok, perfetto. Intanto ti pregherei, se hai un attimo di tempo, ovviamente non ce l'hai, di andarti a controllare quelli che sono i tempi di Antonello Bruno e di Salvo Di Benedetto, perché sono attaccati. Sì, ora li vedo. Intanto seguivo e anche lui l'ha tirata. Sì, no, Gio l'ha tirata nel destro dopo le due sinistre. Come?
Sì, stanno a un decimo, però non mi ricordo qual era il tempo di Antonello in gara 1, capito? Ha fatto un altro 12, però non mi ricordo quant'era. Aspetta. Ok, seguiamo Gianni. Eccolo qua. Io intanto vediamo se riesco a sbucciare i tempi, eh. Sfortunato, sfortunato anche in questa gara 2. Peccato, direi di andare su Onofrio, Pietro. Direi di seguire Onofrio che sta venendo su bene. Mamma mia, fa il pelo Onofrio. Allora, io intanto mi vado a dare un'occhiata a quelli che sono i tempi intanto di gara 1. Visti matti qua. Tanto Onofrio sta affrontando il tratto finale del percorso. Allora, intanto Antonello Bruno c'è un 4-12-1 in gara 1. Quindi 12-1 e 12-6 in gara 2. Ah, Onofrio peccato, largo, 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 largo un'altra volta. Non dovrebbe aver perso molto tempo. Vediamo, vediamo, vediamo. Ultima curva per lui. 4-5-8. Alto, alto, alto. Non basta. Ora è dietro. Non basta, non basta. 4, 5, 8 non basta per Onofrio. Vediamo Gianni come sta messo. Per ora è dietro di mezzo secondo. Deve migliorare di mezzo secondo. Deve migliorare di mezzo secondo. Intanto Gianni continua a venire su. Ovviamente, ragazzi, dei punti fanno gola comunque in ottica campionato. In difficoltà Gianni ovviamente deve aver fatto dei danni. La porta su comunque. Allora Enzo, ti aggiorno sulla classifica di 1.600 fino a questo momento. Per ora è davanti a Antonello di 2 secondi e 4 decimi. Perfetto, sì, aveva fatto un 12-1 in gara 1. Sì, Antonello sì, e Salvatore ha fatto un 14-3. Perfetto, ovviamente devono 4-33, 5, alto, alto Gian. Vabbè ragazzi, finita pure sta seconda manche. Vi diamo appuntamento tra qualche minuto per la terza mancia, intanto Pietro ci manda lo stacco.
Ci siamo pronti per questa terza e ultima conclusiva manche di gara. Prima vettura a partire quella di Vincenzo Territon, poi c'è 205 1004 del gruppo A, che sta affrontando in questo momento il tratto iniziale del percorso. E la mette di traverso, ragazzi, la mette di traverso in quinta marcia. Non deve essere stata una bella esperienza per lui. Intanto continua a manifestarsi quel fastidiosissimo sottosterzo che affligge la macchina di Vincenzo Territon, soprattutto nei curvoni in appoggio, nel quale praticamente la vettura si va ad affidare a quello che è il grip meccanico offerto dalle gomme. Molto molto veloce in questo tratto. E intanto Antonello Bruno ci scrive in chat: troppi troppi errori. E ragazzi, la gara è gara. Purtroppo di solito in gara i tempi delle prove non si fanno, tranne che per Stefano Bianco, ovviamente. Intanto Vincenzo, lui fa sempre gli stessi tempi. Sì. Intanto Vincenzo purtroppo la tira alla solita curva. Peccato, peccato, peccato. Intanto vado a dare un'occhiata a Mattia Fontana. Vediamo se sta per partire, forse. Sta per partire. Rimani pure su Vincenzo, Pietro. Ti dico io quando. Ok, puoi passare su Mattia appena partito. Intanto subito dopo di lui si va ad allineare Giuseppe Lupo, che chiuderà la classe a 1004. Arriva alla staccata del Gianellaro Mattia Fontana. Quarta marcia per lui. La gira bene. Arriva alle due sinistre. E la tira. Non una toccata che dovrebbe aver compromesso il funzionamento della sua vettura, però tocca all'esterno con la più classica delle toccate che si possono fare alle due sinistre. Arriva in questo momento al frantoio e va ad utilizzare tantissimo il freno motore della sua Peugeot 106 gruppo A 1004. Tanto si aiuta con la frizione Mattia Fontana, che si appresta ad arrivare nella staccata più impegnativa di questo percorso. Ovviamente ce ne hanno dato atto le tante toccate che ci sono state qui. Arrivato Vincenzo Territon, 4:27.6, rimane sui suoi tempi, tre tempi fotocopia per lui. Intanto vediamo se è partito Vincenzo Lupo, Giuseppe Lupo, sì, partito, sta arrivando in questo momento al Gemellaro, stacca forte.
riesce a tenersi un attimo più largo rispetto a gara 2. Insicurezza nelle due sinistre, credo che la stia semplicemente portando su, perché in gara 2 ovviamente ha fatto un errore che ha compromesso quella che sarà stata la sua prestazione alla fine di queste tre manche di gara. Staccata del frontoio per lui, terza marcia dentro. La chiude discretamente. Tratto velocissimo. Stessa marcia, si sfiorano i 185 km orari col 1400 gruppo A di traverso qui. Staccatona, quarta dentro. E scendenne da questo destra pure Giuseppe Rupo, si prepara ad affrontare quella che è la prima variante. Totalmente in sicurezza Giuseppe Rupo. Intanto Pietro, non ti sfossare, io vado a dare un'occhiata a Vincenzo Taibbi, vediamo se laggo oppure no. Lagga parecchio Vincenzo, purtroppo. Direi di rimanere su Giuseppe Lupo, ok? Lagga tanto. Sì, è arrivato Mattia Fontana, 4:24.07, anche lui è allineato con quelli che sono i suoi tempi. Intanto ritorno anche io su Giuseppe Lupo, affronta la terza e ultima variante. Destra e sinistra parecchio impegnativi, si affrontano in quarta marcia e poi si arriva nel tratto dei tornanti, nel tratto finale, parecchio difficile da interpretare. Un attimo largo qui Giuseppe. Ottimo giro su sinistra, ottimamente. Penultimo tornante per lui. Allora Enzo, intanto ti do due aggiornamenti in diretta. Ok. Allora, Onofrio per arrivare in testa deve fare un 4:05.373. Perfetto, intanto è arrivato Giuseppe Lupo, ci ricorderai un'altra volta a suo tempo quando partirà Onofrio. Intanto dovrebbe essere partito già Salvo Di Benedetto. Esatto, perfetto. E Salvo Di Benedetto invece, per arrivare davanti ad Antonello mantenendo i due tempi che c'ha per ora Antonello, deve fare un 4:11.997, che si potrebbe fare, che si potrebbe fare se riesce a fare una buona salita senza fare errori. Ovviamente non dovrebbe migliorare quelli che sono i suoi due primi crono Antonello Bruno, per far sì che Salvo Di Benedetto passi in testa a quella che è la classifica generale di questa corsa dell'Etna. Intanto ragazzi, mamma mia come sta guidando, sono due manici allucinanti questi due, eh.
È la sua linea, ragazzi. Guardate che linee bestiali che riesce a fare Salvo Di Benedetto. Ha fatto il frantoio identico alla prima mancia. Sembra che abbia avuto tanto sottosterzo. Ovviamente il sottosterzo ce l'ha avuto. Avrà stressato parecchio quelle che sono le sue gomme anteriori, ma ha fatto una linea parecchio efficace. Altra toccatina per lui, come ormai è consueto in questo destra, ovviamente senza troppi danni riesce ad uscirne indenne. Stacca Dona nella prima variante, ci dà un attimo di freno a mano, la gira bene, esce abbastanza veloce. Vediamo cosa succederà nel tratto finale del percorso, come lo affronterà Salvatore Di Benedetto. Andando Garona, partito Antonello. L'ha toccata Salvo Di Benedetto, l'ha toccata, ci stava provando, l'ha toccata nell'ultima variante. Passiamo su Salvo, l'ha toccata un'altra volta. Passiamo su Antonello Bruno, problema per lui, ha toccato anche lui, si è quasi fermato, ragazzi. Credo che l'ha danneggiata parecchio, non va avanti la macchina di Antonello. Sì, non va avanti, stavano dando il massimo. Direi di passare su Salvo Di Benedetto, perché è quello che ha la macchina, diciamo, più in ordine dei due. Vediamo se riuscirà comunque a portarla su. Ovviamente hanno fatto il danno tutte e due. Partito Gio Puntorieri. Dicevi la macchina un pochettino più in ordine, Salvo, non so, forse ha preso un'altra botta. Mi sa che l'ha tirata pure Gio Puntorieri, ragazzi. Ce l'ha piegatissima. Ragazzi, gruppo A, 1006, sfortunatissimo, su tre piloti non riesce a venirne su, manco, cioè vengono su Antonello e Di Benedetto, sì, ma vengono su per inerzia, esatto. Ecco Salvo Di Benedetto che sta affrontando l'ultimo tratto del percorso, macchina parecchio segnata, ovviamente ho i miei dubbi che riescano ad abbassare i tempi. Vediamo, 4:14:04, altissimo. Non ce l'ha fatta, ovviamente Antonello si è ritirato. Niente, direi di andare alla resa dei conti di Carmelo e Onofrio è appena partito in questo momento. Direi di andare un bordo con Onofrio, come Gianni e Pietro. Perfetto, io mi sto zitto per la gioia di Carmelo Giaquinto e godiamoci la salita di Onofrio. Quanto deve fare Carmelo? Allora Onofrio deve fare un 4:05.374. Perfetto, grazie. Hai sbagliato. Ci vuole provare. Non l'ha compromessa, No, alla fine è andato un pochettino lungo, anche se al gemellaro ha staccato leggermente prima rispetto alle due mance precedenti. Botta, sicuramente avrà fatto dei danni.
Ah, niente, ragazzi. Carmelo, mi sa che questa la porti a casa tua. È la seconda. Enzo. È la seconda, è la seconda. Ah, ma aveva toccato prima all'interno, no? Prima di toccare all'esterno, eh? Sì, sì. Io lo sto guardando da fuori, quindi non ci avevo fatto caso. L'ha stretta troppo prima. Gianni? Allora rimaniamo su un ovvio. E poi ci troviamo a Gianni nell'ultimo tratto. Esatto. Comunque Enzo, ti dicevo, allora ho iniziato qua con i ragazzi nel 2015 e ho fatto solo un primo posto l'anno scorso a Chiaramonte, logicamente la gara di classe di casa in gruppo N1004. E Sortino e qua sono le prime due vittorie assolute che ho. Ottimo, 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 dai, direi, diciamo che ti stai abituando abbastanza bene, eh? Sì, sì, anche perché ti devo dire, ho trovato il giusto feeling col 112. E intanto ci arriva un aggiornamento dall'amico Antonello Bruno che ci dice che praticamente gli si è staccato il cambio dalla postazione, quindi... Ecco, spiegato l'arcano mistero. Ovviamente nelle gare reali capita che si stacchi la leva del cambio. Quindi si è staccata direttamente tutto il malloppo del cambio. Dai, capita, l'hai portata comunque a casa, Antonello. Sei stato bravo, quindi complimenti a te. Intanto Onofre Salerno si appresta a terminare quella che è la sua terza e ultima manche di gara. Intanto siamo... Da quanto siamo in diretta, Pietro? Era 4:11:06 per Onofre. Intanto andiamo a seguire Gianni. Su Gianni. Di questa macchina mi piace il sound, è spettacolare. Sì, dal 127 su. Ci ho fatto un campionato su R Factor 1 e ti dico che le botte lì c'erano pure. Sì, sì, sì. Capita, 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 ragazzi, capita soprattutto a chi va forte, quindi bisogna stare in occhio, cercare di non fare danni. Ha arrivato anche Gianni, 4:05, ha fatto un buon tempo. Ha fatto un buon tempo, peccato per le altre due manche di gara. Ragazzi, dichiaro ufficialmente terminato questo appuntamento riguardante la corsa dell'Etna. Ringrazio tutto lo staff degli amici di Team Run Factor Live, nella fattispecie ringrazio Carmelo che è qui in sala insieme a noi. Grazie Carmelo. Grazie a te Enzo e soprattutto a Pietro per stasera che ci ha dato questa grandissima mano con la diretta. Ovviamente, ovviamente ringraziamo pure l'amico Pietro del Tornante.it. Grazie Pietro. Ricordandovi di iscrivervi a questo canale, di lasciare un like a questo video e di condividerlo sui social, io per il momento vi saluto e vi do appuntamento a lunedì prossimo per il prossimo evento con gli amici di Team Run Factor Live. Buonasera a tutti, ragazzi. Ciao, buonasera a tutti.